Ciao, sono Pietro Busdraghi di Quarta D. Ciao, sono Ludovica Pavia di Quarta E. E quest'anno mi candido alla rappresentanza d'istituto con l'istante. E mi candido alla rappresentanza d'istituto con l'istante. Ciao a tutti, sono Pietro Monfredini di Quarta D. Ciao, sono Caterina Canova di Quarta E. E quest'anno mi candido alla rappresentanza d'istituto con l'istante. E mi candido alla rappresentanza d'istituto con l'istante. Le straordinarie circostanze degli ultimi 2 anni di didattica a distanza e di reclusione dietro uno schermo hanno lasciato alle loro spalle conseguenze che non possiamo più ignorare. Ed è proprio per questo motivo che la rappresentanza d'istituto quest'anno ha un ruolo più importante che mai. L'obiettivo della nostra lista è quello di rendere la scuola un ambiente di partecipazione, di ripartenza e di presenza attiva per colmare il vuoto lasciato dalla pandemia. La figura centrale sarà lo studente e la sua formazione personale, didattica e culturale. L'obiettivo di l'istante è quello di ampliare gli orizzonti della scuola oltre alle classiche ore curricolari e di creare una rete di studenti dove la socialità si concili con la cultura. Una scuola aperta che sia un punto di riferimento e che sfrutti al meglio i suoi spazi. Per concretizzare tutto ciò abbiamo pensato alle seguenti proposte. L'idea di l'istante è quella di sfruttare le assemblee d'istituto in modo tale da creare un percorso affinché il tema trattato sia approfondito in modo più efficace. Proponiamo un percorso di educazione alimentare con il supporto di alcuni esperti nell'ambito, sia per quanto riguarda una tematica prettamente medica, quindi con l'aiuto e l'esperienza di un nutrizionista, e dall'altro tematiche più psicologiche supportate da attivisti nel campo. Sarà un percorso di sensibilizzazione ad una alimentazione sana e consapevole, legata anche alla tematica delicata dei disturbi alimentari e al rapporto tra il corpo e i social network. Le nostre proposte, una di quelle a cui teniamo di più, è l'educazione sessuale, che abbiamo scelto di portare in questa forma proprio perché ci teniamo che diventi obbligatoria e quindi l'assemblea d'istituto ci garantisce questo. Infatti l'educazione sessuale sarà proprio il tema del secondo ciclo di assemblea d'istituto, che saranno tenute da un medico e esperti del settore. La nostra è una proposta di educazione sessuale molto inclusiva e lontana da stereotipi. Andremo infatti a toccare diversi temi vicini a diversi orientamenti sessuali e identità di genere. La nostra seconda proposta è quella di ricominciare ad utilizzare alcuni spazi all'interno della scuola, che dall'inizio della pandemia in poi non è stato possibile utilizzare. L'aula studio, ad esempio, che si trova al terzo piano vicino alla biblioteca, è un ambiente creato proprio per noi studenti, uno spazio in cui studiare, singolarmente o in gruppo, e sviluppare la socialità all'interno della scuola, troppo trascurata negli anni della pandemia. Lo stesso discorso vale per l'auletta musica, che si trova al piano terra, e può diventare un ambiente di condivisione e svago. La riapertura di questi spazi deve ovviamente avvenire nel rispetto delle normative sanitarie vigenti e parlandone anche con il preside abbiamo ritenuto che gli ingressi contingentati e su prenotazione siano la soluzione migliore. Sempre riguardo alle proposte finalizzate alla condivisione e ad aumentare la collaborazione tra gli studenti del Parini, però spostandole su un piano prettamente scolastico, abbiamo pensato di creare un Google Drive dove ognuno potrà caricare i propri appunti, condividendoli con tutti gli studenti. Il Google Drive sarà suddiviso in sezioni per classe, per anni e per materie. Noi di l'istante siamo convinti che il liceo, oltre ad essere il posto dove viviamo il nostro presente, sia anche il trampolino di lancio per il futuro. Per questo l'orientamento universitario è importantissimo e il modo migliore per capire che cosa ci aspetta, secondo noi, è quello del dibattito e del dialogo con qualcuno che ha vissuto o sta vivendo un percorso universitario. Proprio per questo abbiamo chiamato moltissimi studenti universitari ed ex studenti universitari affinché ci raccontino quali sono le loro esperienze. L'obiettivo è quello di portare opinioni, esperienze e consigli quanto più differenziati tra loro possibile. Per comodità di orari e spazi, ma anche a causa delle norme vigenti Covid, gli incontri si seguiranno tramite la buona e vecchia DAD. Questo consente a voi posti illimitati. Permette a noi di sentire e di poterci organizzare con studenti che si trovano all'estero e che di conseguenza non potrebbero presenziare altrimenti.
Un'altra delle nostre proposte sono percorsi di arte e cultura che si terranno mensilmente e spazieranno tra dibattiti che coinvolgeranno innanzitutto il cinema come centro gravitazionale per questi percorsi di approfondimento multiculturale e poi esperti di una seconda disciplina che può spaziare tra sociologia, antropologia, psicologia e geopolitica. Oltre all'assemblea d'istituto e il percorso pomeridiano di arte e cultura che saranno seguiti appunto da esperti, abbiamo deciso però di incentivare anche il dibattito alla pari tra studenti e per questo abbiamo fissato un cineforum mensile al San Simpliciano che sarà seguito da un dibattito e da un rinfresco. Al fine di creare un gruppo tra studenti, incentivare la socialità oltre che il dibattito, abbiamo deciso di creare un circolo chiamato Dire Contraddire, in cui si parleranno di temi scelti volta per volta chiaramente dai partecipanti al gruppo. L'obiettivo è arrivare preparati all'assemblea in modo tale da basare le proprie argomentazioni su discorsi solidi, però chiaramente non mancheranno momenti di dibattito aperto in cui parlare appunto delle proprie opinioni, che è il vero poi fulcro del circolo. Per quanto riguarda le feste, siamo in contatto con Combo, le Fonderie Napoleoniche, lo Space 25 e il Garden Gate. Anche in questo cercheremo di essere più inclusivi possibili, dunque di non diversificare le feste tra biennio e triennio. Qualora non ci fossero spazi disposti ad accettare minorenni all'entrata, vi proponiamo delle alternative alle quali non avrete sicuramente problemi ad accedere. Per quanto riguarda le felpe e l'abbigliamento scolastico, riproponiamo la collaborazione con l'azienda già contattata l'anno scorso, Annuari Scolastici, che dispone di una scelta vastissima di capi, tra cui felpe di vario genere, a girocollo, con cappuccio oppure stile collegio americano, pantaloni della tuta lunghi e corti e poi dei gadget come borracce e accendini personalizzabili. Rinnoviamo la collaborazione con Annuari Scolastici anche e soprattutto per la facilità di pagamento di cui dispone. Sarà infatti possibile effettuare il pagamento online, oltre che al classico metodo di pagamento in contanti tramite noi rappresentanti. Quest'anno non ci appoggeremo a Clash of Schools, ma organizzeremo i tornei per via autonoma. Abbiamo già sentito per questo alcune liste del Manzoni e del Leonardo. Come ultima cosa volevamo presentarvi gli sconti e le convenzioni destinati agli studenti del Liceo Parini. Ciao, sono Maria Teresa Borgazzi di Quinta C e quest'anno mi candido con l'Istante alla Consulta. Ciao, sono Federica Milletti di Quinta C e quest'anno con l'Istante mi candido alla Consulta. Perché noi di l'Istante quest'anno ci candidiamo alla Consulta? I motivi sono tre: per rappresentare gli studenti, per informare gli studenti e per creare e promuovere iniziative tra diverse scuole di Milano e di provincia. Il primo progetto che ci piacerebbe portare in consulta è quello del miglioramento del progetto del PCTO per il Parini e anche per le altre scuole di Milano e provincia. Questo per dare l'opportunità agli studenti di fare esperienze che li introducano effettivamente all'interno del mondo del lavoro. Noi di l'Istante vorremmo proporre in consulta l'organizzazione di concorsi tematici tra scuole di Milano e provincia, come ad esempio di poesia, di arte, di fotografia, di pittura, e accetteremo molto volentieri anche vostre proposte. Il terzo progetto che ci piacerebbe portare in consulta è sicuramente quello della resa obbligatoria dell'educazione sessuale. Questo perché crediamo sia un tema fondamentale per le nostre generazioni che possa esserlo anche per quelle future. E ultima proposta, noi di Distante vorremmo portare avanti delle iniziative a livello ambientale. Per prima cosa vorremmo proporre di incrementare il numero delle rastrelliere fuori da scuola per le biciclette al fine di incentivare gli studenti a utilizzare mezzi di trasporto ecosostenibili. In seguito vorremmo proporre la distribuzione obbligatoria di borracce in tutte le scuole e infine vorremmo promuovere la raccolta indifferenziata in tutte le scuole. Hey boy, what you say boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone boy, is your home boy? Are you alone boy? Come give me dome boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, I hit my beat. Baby, I don't need you. I just wanna free you. I heard you were free too. What's 2 plus 2? Make a girl go crazy. 3, 2, 1.
Farini Botei, ovviamente l'istante, mi raccomando, non sbagliate. Se ancora potessi votare, senza dubbio che voterei l'istante. Ciao a tutti, sono Asia Murrieri e se fossi ancora al Farini voterei l'istante. Un bacio. Se fossi ancora al Farini voterei l'istante. Ciao, sono Luna Brienze e se fossi ancora al Farini voterei l'istante. Raga, mi raccomando, votate l'istante, la lista più swag del Farini. Ciao a tutti, se fossi ancora al Farini voterei l'istante all'istante. Ciao, non sono più al Farini, ma se lo fossi voterei l'istante, fatelo anche voi.